Allora, abbiamo vinto nelle facce, arriva, arriva la slitta! Volley piglia tutto, europei di volley per le ragazze, europei di volley per i ragazzi, e che ragazzo che abbiamo qua. Abbiamo Alessandro Micheletto, 20 anni, 2 metri e 11, Trentino Volley, ha vinto 2 titoli europei, un titolo europeo under 21 e un titolo europeo con la nazionale maggiore, è partito con la maglia 18 e ha ereditato la maglia numero 5 di Osmani. Sulle mani per Alessandro Micheletto. Tra poco vi prego di inquadrare Giorgia Buran, che sta facendo di tutto in quell'angolo lì, e mi raccomando, perché quando salta è uno spettacolo. Diego Antonelli, lanciamola. Diego, lanciamo. Vogliamo... Prego, Diego. Sei elegantissimo, Diego, non te l'ho detto, sei elegantissimo. Ma ti ringrazio, arrivavo da una festa e sono venuto qui direttamente senza cambiare. No, volevamo lanciare invece ai nostri amici della rete un appello a scegliere qual è stata la foto simbolo di questo eccezionale anno di sport. Postatele su Twitter, Instagram, noi guardiamo e poi magari... A fine puntata vediamo quella che è stata scelta di più. Allora, l'omaggio alla pallavolo così mi dà anche la possibilità di non alzarmi in piedi, perché 2,11 metri io non vorrei proprio. Figurate, lo sei sul tavolo, andiamo a vedere la pallavolo. Vincente, ragazze e ragazzi, vediamo. Alzata per Pietrini e tutto braccio, Elena. Set point. Silla, prova a forzare. C'è ancora Sepul al servizio. È fuori! Così! L'Italia è campione d'Europa! Sì. Alessandro Micheletto non solo è campione d'Europa. Abbiamo visto il bello, però c'è anche il rovescio della medaglia, perché a volte il ragazzo si arrabbia, perde la pazienza. Abbiamo un piccolo video che peraltro si è autodenunciato lui, peraltro. Come? Abbiamo perde semplicemente la pazienza. Fatto fatemi vedere. I cronisti. Ma vediamo, no, buonissimo, vediamo. Dai, fate vedere. Oh, ma aveva ragione. Ma scusa, ma con quale classe ha dato era quel una caretta? Alessandra, ci sarebbe voluto l'Apo, ecco, che quando alla partita di pallacanestro respinse la palla, esatto, lì ci sarebbe voluto un di supporto a cercare di ributtarla per dare una mano all'Italia perché possa fare il punto col piacere di farlo, creare emozione. Ubaldo, anche tu sei elegantistratro, ricordiamolo, 2,11 metri. È nato nel 2000, no, nel 2001, a 20 anni, giusto? 20 anni. No, tu sei iniziato a nascere nel 2000 e ha finito l'anno dopo. Perché? Perché... Sì, finirà nel 2000. Una cosa fatta con più tempo. Io ho sbagliato l'anno. Allora, noi abbiamo simulato qui, Alessandro, perché non potevi venire qui senza non fare niente. Giusto. Perché mi sembra giusto. Trentino Volley, lo ricordiamo, un talento, questo ragazzo che il mondo ci invidia. Perché ti dico così? Che è successo? Che mi lascia stare, no? No, prego. Arriviamo all'equinozio. Cosa ti vogliamo dire? Abbiamo simulato la nascita. Morelli? Dove sono i sottotitoli? Abbiamo simulato la nascita di chi? Di Venere? Di Venere? La nascita di Venere? No! E non finiva mai! Comunque ci fa male. Yuri. Dillo anche tu che ci fa male, scusa, venire a stomaco vuoto. Chiedo scusa, secondo me sì. Mi si chiudono gli occhi. E anche voglio mandare un abbraccio grande a Fefe De Giorgi, anche lui premiato con i collari. Fefe De Giorgi che ha sparigliato, ha fatto una squadra di giovani, una squadra di giovani. Che cosa ha rappresentato quest'anno per te, questo 2021, Alessandro? Ma è stato un anno strepitoso, concluso nel migliore dei modi con questa medaglia d'oro all'Europeo. Come hai detto tu, un gruppo nuovo, un gruppo molto giovane,
ma con tanta qualità, con tanta voglia di dimostrare a tutti i nostri tifosi, a tutto il popolo italiano, che questo cambio generazionale, come è stato chiamato, poteva portare subito dei frutti, e quindi abbiamo avuto questa occasione che noi abbiamo sfruttato al massimo e abbiamo dimostrato a tutti la nostra forza, riuscendo a vincere questo europeo che alla vigilia era qualcosa di molto difficile. Maglia numero 18 per lui, poi la maglia di Osmani, lo ricordiamo che gliel'ha passata il testimone, tocca a te adesso, e tu insomma ne hai di tempo per far brillare questa nazionale. La maglia pesa però, La maglia pesa. L'ho provata e è bella pesante, però... Te la puoi permettere dall'alto del tuo 2 metri e 11. Avevamo invitato anche Elena Pietrini, che non è potuta essere con noi questa sera perché voleva organizzare una partita di pallavolo un po' particolare. Io ti prego di andare al centro del campo. Allora, la squadra la commenti tu, fai questo un po' il telecronista, Umaldo. Ti prego. Iniziamo questa battaglia. No, aspetta, vai. Non è ancora iniziata, Sara, tu sei insieme con Alessandro Micheletto. E io e Sara. Sì, perché così lo raggiungi un po', vai, prego. Sara Simeoni, Alessandro Micheletto contro, versus, against la nostra Elisa Di Francesca e Yuri Cake. Vai, Yuri. Allora, tengono la rete Domenico Tanti e Diego Antonelli. Mamma, non tanto, Sarò, non tanto. 1,73,4. Allora, io... Sì, esatto. Allora, 2 metri e 1. Diciamo adesso? Magari. Senti. Allora, la rete, siamo? Momento gioco. Scusa. Mi spiace, immagino. Scusa. No, perché tu mi fai mica paura, sai. Non è festa. No, da Carmino. No, perché... Ah, abbiamo anche i pali. Abbiamo anche la rete ufficiale. Metto in palio, chi vince, se no lui vince la mia maglietta. Ma fermi tutti, no. È mia quella. Lui è mia. Sì. No, quella è mia. Io pensavo giocassi, Ale. Impegnati. Sì, no, metti quelle scarpe. No, quella... Diego, ma devi alzare. L'hai visto. Alza. Siamo pronti? Yuri. Vai. No, dai. Non fai... Aspetta, no, veloce. Aspetta. Pronti, via. Quanto arriviamo? Aspetta, tocca Umaldo. Primi che arriva a 3. A 3, vai. Umaldo, aspetta, alla Umaldo, battuta, vai, Checchi. Sta tenendo l'emozione, c'è la respinta di Sara che... Elisa, di nuovo Sara che alza. Alessandro, Sala, punto per Yuri. Yuri ed Elisa si aggiudicano il punto. Con invasione di campo. Vai, batti te. No, scusa, deridendo gli avversari. Che me la puoi fare in salto che la prendo io? Vai. No, dai. Yuri. 1-0 per Elisa e Yuri. Vai, Sara. Respinte. Tira. Ah, attenzione. No. Ed è parità. Vai. 1-1. 1-1, vai. Vai. Oddio! Nevica! Cappello! E poi sta sciogliendo. Time out! Farà intervenire dei ghiaccioli per mettere a posto la regina delle nevi, no? Possiamo? Posto. Te la senti? Yuri! No! Okay. Yuri! Prego! Vai lì! Abbiamo delle... Io! Vediamo la parità! Ultimo! Passione! Fuori! 2-1 per Yuri e Elisa! Finito! Match point! Devo tirare una bomba adesso! Match point! Muro! Oddio, muro. Come faccio? Faccio il muro! Bravo! Yuri Keghi! Vabbè! E vince Yuri e Elisa! La maglia è vostra! Ha vinto! Ricordiamo che dopo ci sarà... C'eravamo premuniti. Ci sarà il gioco aperitivo. C'eravamo premuniti. Siamo ormai noi ci eravamo premuniti per la scarpina adatta per Yuri. Ti avrebbe potuto aiutare. Non l'hai voluta. Non la metteremo in piedi. Pazienza. Non l'ha voluta, Arnalda, la mettiamo via.